Anche Italia, oggi ritorniamo a parlare delle bacheche condivise. Avevo fatto già un video precedente di come creare le bacheche condivise, a cosa servivano, però oggi andiamo a vedere insieme un po' come si fanno e che risultati possono ottenere. In particolare, in questo profilo di Studio Biomech ho creato due bacheche dove ho coinvolto già due utenti di Pinterest, delle sorte di collaboratori che sviluppassero delle bacheche a posto mio. In particolare, l'allenamento nel ciclismo, che è questa bacheca che collabora con Informa con Marta, e come vedete in questa bacheca ci sono 78 pin, ma la maggior parte dei quali non sono stati pinnati da Studio Biomech Online, ma in pratica Marta ha inserito direttamente qui i suoi pin perché l'ho invitata a collaborare in questa bacheca. Quindi è una sorta di bacheca condivisa e Marta può dare più visibilità ai suoi progetti e quindi si stringe una sorta di collaborazione con lei, e questo ci permette anche di aumentare le visualizzazioni del nostro profilo. In pratica, per creare una bacheca condivisa, entriamo nella sezione bacheche. Torno un attimo indietro. Entro al profilo di Giuseppe Studio Biomech, perché se no non posso modificare le bacheche. Un attimo che il computer mi ricarica la pagina. Entro ora. Essendo dentro al profilo di Giuseppe, lo posso gestire. Vado sulla sezione bacheche. Entro a questa, che è quella che abbiamo visto che sto collaborando insieme a Marta. Andiamo sulla sezione modifica. Se scorriamo, ho invitato Marta tramite qui. Basta che metti qui il nickname di Pinterest e poi fai invita. Al momento che Marta Mari inizia a collaborare, qui verrà messa sia Giuseppe che Marta. A questo punto Marta potrà pinnare direttamente all'interno della bacheca i suoi pin, e questo dà molta più visibilità al tuo profilo. Ovviamente puoi sviluppare, in questo caso Studio Biomech Online, che si occupa di posizionamento in sella in bicicletta, e Marta si occupa di allenamento in bicicletta. Possono essere due progetti che vanno parallelamente e svilupparsi in pari passo e aiutarsi a vicenda, creando una sorta di collaborazione. Ho fatto questo anche per l'alimentazione da sport. Infatti ho invitato Stefano, e ovviamente anche in questa bacheca ho già 108 pin, che sono tutti piatti e indicazioni sull'alimentazione per lo sport. E tutto questo ha portato ad aumentare le visualizzazioni mensili, ha contribuito ad aumentare le visualizzazioni mensili del profilo fino a 22.800 visualizzazioni mensili. Queste sono delle piccole strategie che puoi usare per Pinterest per collaborare con altre persone e crearti un profilo che ovviamente attiri sempre più persone verso il tuo sito o il tuo brand. Per questo piccolo video di Pinterest, la PC di Pinterest è tutto. Un saluto a tutti gli amici di Social Media Hacks Italia. Ciao!